Ed ora parliamo di musica e solidarietà e di tre concerti riuniti sotto il titolo Verdissimo che verranno eseguiti in Sala San Giovanni a Cuneo dall'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana di Boves diretta da Paolo Fiammingo. Il primo appuntamento è in programma domani sera e sarà incentrato sulle musiche del Trovatore di Verdi, un evento grazie alla presenza di solisti professionisti provenienti da prestigiosi teatri italiani di livello il cui ricavato sarà voluto all'UNICEF. Vediamo. Trovatore, Rigoletto e Traviata sono tre delle opere più conosciute di Giuseppe Verdi, una trilogia che l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana diretta da Paolo Fiammingo, l'ensemble vocale Extra Chorus e l'associazione culturale La Musica in Testa porteranno a Cuneo per celebrare il bicentenario della nascita del maestro di Busseto. Il primo appuntamento ad ingresso libero è in programma sabato in Sala San Giovanni, dove alle 20:30 verrà eseguito in forma di concerto il Trovatore. Sabato 6 e sabato 27 aprile, invece, i cuneesi potranno seguire le altre due opere, Rigoletto e Traviata. La particolarità di questa proposta è proprio l'associazione di due realtà cuneesi musicali a carattere amatoriale, quali l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana e un ensemble vocale Extra Chorus, che è sempre locale della zona appunto di Mondovì, e l'associazione appunto di queste due realtà amatoriali a cantanti, solisti, professionisti che provengono da prestigiosi teatri italiani, quindi quelli La Scala di Milano, Reggio di Torino e anche Carlo Felice di Genova. Nata nel 2000, l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana dà la possibilità a tutti coloro che continuano a coltivare la loro passione per la musica di suonare insieme. Un progetto che ben si sposa con il desiderio di porre la musica al servizio di opere umanitarie e sociali. Dicevamo, ma perché? Cioè, in tutta Europa abbiamo queste realtà e qui in Italia abbiamo solo la possibilità di fare o il professionista, se vogliamo suonare Mozart, Verdi, Beethoven, o se no di suonare in banda dove alcune musiche non vengono toccate. E quindi diciamo che è nata così per scherzo, abbiamo fatto anche fatica, fin quando abbiamo trovato questo direttore stabile Paolo Fiammingo che insomma è stato proprio una forza trainante per tutti. E a testimonianza del potere benefico della musica, i tre concerti del ciclo Verdissimo sono legati a tre importanti iniziative di solidarietà. Le offerte raccolte in occasione del concerto di sabato sera, per esempio, verranno devolute all'UNICEF per la sua campagna contro la fame nel mondo. Il ricavato servirà, come sempre, a sostenere i programmi dell'UNICEF che opera in tutto il mondo, ma principalmente nei paesi subsahariani dove i bambini muoiono a decine di migliaia al giorno.